Signore e signori, bentornati in questo nuovo episodio della carriera, il numero 34 dovrebbe essere. Episodio molto importante per il semplice motivo che dobbiamo assolutamente tornare favoriti per la qualificazione, e lo faremo solamente battendo il Real Madrid, anche se poi non basterebbe in caso di un risultato sconveniente sull'altro campo. Insomma, importantissimo battere le Merengues. Tra l'altro ce la giochiamo all'Olimpico, li abbiamo già battuti al Bernabeu, come avete visto due episodi fa. Anche perché la partita tra Lione ed Ajax potrà finire in tutti i modi, ma noi comunque supereremo una delle due, e quindi sarà molto importante, ripeto, battere il Real Madrid. Questa è la prima gara di questo episodio, ma non dimentichiamoci che è un episodio fondamentale, perché ci sarà anche il derby. Giocheremo in trasferta questo derby d'andata, e quindi Lazio-Roma, e poi la sfida contro l'Hellas. Tre partite anche in questo episodio, penso, poi vediamo. Intanto andiamo a giocare contro il Real Madrid. Io ho fatto gli allenamenti con i Turbe, Thiam, Odegaard, Szczęsny e Maximen, come nelle ultime settimane, che stanno comunque salendo abbastanza. Io direi di cominciare a pensare in maniera più seria al Reale, quindi avanziamo con il calendario. Eccoci qui, mercoledì 23 novembre 2016, ce la giochiamo all'Olimpico, signori, dovrà essere sicuramente una grandissima partita. La Roma stenta in campionato e convince in Champions League, il Reale invece in Liga è primo, mentre nel suo girone è ultimo. Sono state smentite tutte le attese con il Real Madrid, appunto, in fondo al girone con pochissime possibilità di passaggio del turno, e le altre tre squadre, il Lione, l'Ajax e la Roma, che possono sia passare che ambire alla vittoria del proprio girone. Buonasera quindi dallo Stadio Olimpico per la penultima gara del gruppo. Due grandi squadre di fronte, due squadre che si sono già affrontate al Bernabeu. Quel giorno vinse la Roma 2-1 in gol. Pjanic, Insigne per i giallorossi, aveva pareggiato momentaneamente Toni Kroos. Queste sono le formazioni, una Roma che propone come al solito un consueto 4-3-3, come nella sfida d'andata, dove poi passò al 4-3 falso 9 con Insigne, che andò ad agire in quella posizione e pochissimo tempo dopo trovò anche il gol. Questo invece è il Real Madrid delle stelle, di Zidane in panchina, di Ronaldo, James, Bale, tanti campioni in campo, che però non sono riusciti ad incidere nelle prime quattro. Vediamo stasera contro una Roma che deve esclusivamente pensare a fare i tre punti e poi vedere successivamente cosa succederà all'Amsterdam Arena, sapendo che comunque qualche punto vincendo lo guadagnerebbe su entrambe. È tutto pronto per l'inizio del match, il Real Madrid dalla calcio d'inizio, si parte. Ora Higuain, scatta Pjanic, il pallone per il bosniaco, rientra in rigore, Pjanic può metterla dentro per Higuain che stoppa e calcia in porta. Casilla sul destro centrale di Higuain, il primo squillo della Roma al settimo minuto. Adesso attacca ancora la squadra di Zidane con l'apertura dalle parti di Gabriel, che può lasciare andare il cross. Eccolo qui sul secondo palo, gran controllo di Modric e poi arriva il vantaggio del Real Madrid. Grandissima giocata di Modric, in anticipo credo James Rodriguez su Dragoschi, e sono passati i Blancos. Ma io vorrei vedere il replay perché non si è capito molto, francamente. Allora, qui c'è Gabriel che va al cross, Modric fa un numero incredibile e poi male Casares, male anche Dragoschi in uscita, ne approfitta il 10. Roma 0, Real Madrid 1 dopo 10 minuti, non si mettono bene le cose. E fa scattare il contropiede della Roma, si corre molto in questo primo quarto d'ora con Buffal, che adesso si accentra, poi deve sterzare, lo fa bene, si appoggia ai Turbe, c'è Higuain che va profondo, i Turbe arriva sul pallone, non ci sono compagni d'appoggio, ci sarebbe De Rossi, Danilo, bene in diagonale, la partita è vivissima dopo 16 minuti. Roma che insiste ancora davanti con Pjanic, De Rossi può anche calciare, prova a piazzare e c'è Casilla, calciato con poca convinzione il capitano della Roma, e si è visto. Un po' lezioso qui, poi però se la riprende Higuain, va dentro da Nicolà, gran palla, gran idea, vero il ninja, col sinistro, la palla rimane lì Danilo, poi ancora Higuain, chiuso, grande occasione, non è finita, ancora il pipita, Higuain lascia il pallone a Pjanic, dentro per Nicolà, Danilo a chiudere, grande chance per la Roma, e qui neanche il Reale è stato irresistibile lì dietro, adesso ripartono con Gabriel, ma non l'ha saltato, però attenzione al contropiede con James che si accentra, poi allarga da Cristiano, può correre CR7, Ronaldo con Florenzi che non lo molla, lo salta CR7 che poi la mette sul secondo palo, James al volo, la palla sul fondo, ma che partita, questo è Roma-Real Madrid. Primo tempo finisce adesso, la Roma è sotto contro il Real Madrid che comunque è totalmente un'altra squadra rispetto alla sfida del Bernabeu dove avevamo vinto 2-1, è comunque una Roma che non ci sta e lo abbiamo fatto vedere perché abbiamo causato, abbiamo creato qualcosa di fronte alla porta di Casilla, ma non basta, bisogna assolutamente trovare il pari e poi anche la vittoria.
Pallone viene riconsegnato alla Roma e quindi Insigne dentro per Nainggolan che la gira. Pjanic c'è solo a destra Iturbe, dimenticato da Real Madrid. Iturbe nel rigore, può anche andare al tiro. Iturbe con il destro, Juan Manuel Iturbe, il pareggio della Roma al 12esimo, anzi che dico al 7esimo minuto del secondo tempo. Si è svegliato il numero 7 che è andato con il piede debole. E qui invece è stato Casilla a mostrare il suo punto debole, ovvero il primo palo, perché doveva difenderlo assolutamente meglio. Roma 1, Real Madrid 1, si è svegliato e lo ha fatto nel migliore dei modi Iturbe. Speriamo che adesso cambi totalmente la sua stagione, che non è partita assolutamente come la scorsa, dove era stato uno dei protagonisti. È partita male con l'infortunio, fuori condizione, ma adesso trova il gol in una partita molto molto importante. Adesso però vediamo di non sciupare tutto, perché il Real torna davanti. È 2-1 Lione intanto all'Amsterdam Arena. Ha segnato Valbuena come vedete dalla grafica. Ma ora attacca il Real, Isco, Modric. La risposta ovviamente c'è data da parte loro. Ma Roma che recupera con Pjanic, che poi vuole ripartire. Velo, anzi busta di Pjanic a Marcelo. Porta palla a Miralem, scatta Iturbe a destra, scatta Higuain davanti a Pjanic, che però preferisce allargare per Iturbe, che si ferma dentro Nainggolan. E quel cross che arriva verso Nainggolan, anche verso Casilla. Importante, poi riesce a non perdere il pallone. Venker per Higuain, va dentro Nainggolan, lo ha visto, servito, Higuain non ci arriva. Nainggolan non ci arriva di un millesimo di secondo, probabilmente doveva partire un attimo prima. Vediamo il replay. Intanto qui il gol di Iturbe sul palo di Casilla, che è assolutamente responsabile, ma bene per noi. Intanto è diventato capitano Nainggolan nel secondo tempo. Insigne, c'è ancora largo a destra Iturbe. Insigne apre questa volta molto bene per Juancito, al centro Nainggolan. Iturbe rientra sul suo piede, Iturbe può anche andare al tiro, prova con il sinistro sul fondo, poi arriva l'arbitro che va a dire qualcosa a Ramos, forse. Forse c'è stata anche deviazione, non lo so, perché vanno tutti dentro. No, calcio di punizione per un fallo sui Iturbe. Attenzione, attenzione a questa posizione. Non c'è Pjanic, ci sarebbe Insigne. Non so chi farla battere, ci sarebbe anche Iturbe. Io la batto di seconda. Arriva Iturbe, il suo tocco per Florenzi su Gabriel. Non è finita ancora Iturbe. No, ha sciupato tutto. E finisce la partita, è 1-1 all'Olimpico. Una partita incredibile e qui veramente chapeau a entrambe le squadre, che ci hanno fatto divertire, ci hanno fatto emozionare e ci hanno fatto vedere un gran calcio. Due grandi squadre, assolutamente. La Roma e il Real Madrid, che hanno giocato ad armi pari per vari tratti della partita. Loro mi hanno messo un po' più paura, ma è normale che quando attaccano loro mi mettono più paura di quanto può essere quando attacchiamo noi, anche perché sono il Real Madrid. Però è anche vero che loro nel secondo tempo, dopo il nostro gol, sono stati bravi a tornare subito all'attacco. Hanno imparato sicuramente dagli errori della sfida d'andata. Noi abbiamo avuto le occasioni per vincerla. Purtroppo non siamo riusciti a portare a casa il bottino pieno. Ed è il secondo pareggio di fila in Champions League. E quindi a questo punto bisogna vedere tutto dall'altro campo. Non è ancora detta l'ultima parola, perché l'Ajax ha perso con il Lione. Il Lione, se non sbaglio, era già primo nel girone. E se non sbaglio abbiamo agganciato l'Ajax. Adesso la verità ce la dimostrerà il tabellone. Noi l'ultima partita la giocheremo contro il Lione e non contro l'Ajax. Però vincendo contro il Lione, secondo me potremo ancora passare, perché la matematica, sempre secondo me, ancora ce lo concede. Ma vediamo subito, andando a cercare il tabellone del nostro gruppo. Siamo secondi, abbiamo superato l'Ajax, quindi già in questo momento potremo passare. Battendo il Lione vinceremo addirittura il girone. E quindi è tanta roba. È tanta roba veramente. L'ultima partita penso che conceda anche a Real Madrid di andare in Europa League. Almeno, perché non penso che non vinca contro l'Ajax. Soprattutto se giocheranno come hanno giocato contro di noi in quest'ultima partita. Adesso testa al derby, perché mancano 4 giorni alla stracittadina. Sarà Lazio-Roma il 27 novembre. E anche lì bisognerà seguirla con grande attenzione. Prima di una partita così non c'è molto da dire. C'è solo da guardarsela, da gustarsela. Questa è Lazio-Roma, il derby della 13esima giornata. Buon divertimento dallo Stadio Olimpico. Attenzione alla Lazio ancora con il miracolo e poi il gol di Parolo. Lo stavo dicendo adesso, è una maledizione, dobbiamo sempre andare sotto e partire male nel derby. Il gol è del numero 16, Marco Parolo. Dopo la grande risposta di Dragoschi su Djordjevic, credo. Rivediamo, aveva fatto una gran parata, poi però l'ha lasciata lì. Florenzi era nella terra di nessuno e nulla ha potuto fare. Lazio in vantaggio. Adesso chiaramente la reazione ce l'attendiamo. Eh sì, ce l'attendiamo, ma non l'abbiamo. E questo ormai è un problema comune
di questa stagione. Una Roma che brilla tanto in Champions, ma che poi in campionato non riesce veramente a reagire, non riesce a imporsi, non riesce a imporre il proprio calcio, la propria idea di gioco, la propria filosofia. Insomma, non riesce ad essere la Roma che abbiamo visto nella passata stagione. E quindi anche oggi siamo costretti a crollare sotto i colpi della Lazio, una Lazio che comunque ha giocato la sua partita, come nella passata stagione, un derby che mi ha ricordato molto quello di aprile, purtroppo, ed era quello che appunto volevo evitare. E quindi oltretutto ci ritroviamo anche con un passivo importante nei derby, perché su tre questa è la seconda sconfitta. Finisce il derby, ha vinto la Lazio, vabbè, io non so che dirvi, cioè non è che possiamo recriminare chissà che per due occasioni al 92esimo, però quello che mi fa arrabbiare è ovviamente l'atteggiamento con cui scendiamo in campo ogni santo derby, sempre. Poi l'anno scorso a novembre dobbiamo ringraziare il capitano. È comunque una Roma che mi sembra più compatta, probabilmente la Roma più compatta della nostra gestione. E poi ad aprile era il momento forse più difficile della stagione, adesso non si è capito perché non siamo continui. E quindi ragazzi è un momento imbarazzante, perché perdi il derby e se l'anno scorso dovevi ripartire da questa partita probabilmente devi farlo anche adesso, perché questa è una sconfitta che ti fa scendere al quinto posto e soprattutto ti fa raggiungere dai biancocelesti. E testa bassa e lavorare, però basta parlare, lavoriamo veramente signori. Io chiaramente devo mantenere la calma, perché se poi non mantengo la calma io mandiamo tutto come si suol dire a puttane, no? Tanto per restare appunto calmi. Tutto pronto per l'inizio di Roma-Verona, 14esima giornata di campionato. Questa è la sfida che posticipa il derby e che anticipa invece la sfida molto importante, quella che ci servirà per confermare la qualificazione, magari qualcosina in più di Champions League contro il Lione. Ma intanto testa a questa, con la Roma che scende in campo con scuffette tra i pali, difesa a 4 con Wallace, Maguire, Casares e Giona. Chiaramente state vedendo tutto in grafica, centrocampo con De Rossi, Vianney, Ceucan, davanti Iturbe, Higuain e Salah. In servito, occhio al Pipita che costruisce qualcosa, poi Vianney c'ha la grave per Salah. Salah vuole andare sul mancino, ci va Salah, la mette dentro Pjanic! 4 sul cronometro, la Roma è già in vantaggio, Miralem Pjanic sotto la sud, gran gol questo dei giallorossi che rispondono immediatamente presente. E vediamo tutta l'azione con l'apertura proprio di Pjanic per Salah, che porta il pallone sul suo piede preferito. E poi Pjanic, dove non può arrivare assolutamente l'estremo difensore dell'Hellas, che non l'ha vista neanche partire. 1-0 per noi. Quindi Ionita, tocco centrale per Subrayen, che va con il sinistro non molto convinto dei suoi mezzi, il 69 dell'Hellas, che manda il pallone in curva per De Rossi di prima, stavolta sbaglia però. E allora Torre Grossa per Ionita, un po' di campo per lui, manda Torre Grossa, scoperta la Roma, tu per tu con scuffetta, allarga per Romulo, un'area, della palla dentro, 1-1. Ha segnato Torre Grossa con la Roma che si è fatta sorprendere in contropiede e senza un valido motivo in realtà, però 1-1 del Verona. C'è un po' di campo, avanza il bosniaco, a destra ovviamente c'è Salah che si propone, al centro arriva anche Higuain, la mette dentro Salah per una deviazione di Gyökeres che stava risultando decisiva. Il pallone termina alla fine in calcio d'angolo, ha rischiato tanto qui il Verona. Pjanic con Ucianca è completamente solo e questa volta deve essere servito per forza. Ecco il pallone per Ucianca, stoppa e calcia la palla destra lì, ancora Salah lascia De Rossi, alla fine non calcia nessuno. Siligardi che mette giù il pallone e pronto al cross, Siligardi in area di rigore, salta gioco e finisce giù e calcio di rigore. Il tocco c'è stato, a sbilanciarlo da parte di Declan John, che ha messo il suo piede destro, la sua gamba destra tra le due gambe del giocatore, insomma del Verona, quindi possibilità proprio allo scadere. Ionita di fronte a Scuffet, è pronto il 23, parte Ionita, palo del Verona, la palla poi resta lì, Scuffet con il miracolo dopo una papera clamorosa di Casares, non è finita ancora Verona con Torre Grossa che scambia, poi il tiro arriva e il 2-1. Ma ci stiamo prendendo in giro ragazzi, ci stiamo prendendo in giro. Dimmi, ha segnato Ionita sicuro? Ha segnato Ionita sicuro? Vediamo un po' chi ha segnato, perché se ha segnato lui, cioè, era clamoroso. Allora vediamo, c'è stato prima il palo, poi il miracolo di Scuffet dopo un errore clamoroso di Casares che l'aveva rimessa al centro. Alla fine Roma non riesce a ripartire, il gol arriva,
con un sinistro all'angolino da parte di Boško Jankovic, quindi non di Ionita, ma comunque Verona che va in vantaggio giusto perché dovevano andarci, era scritto. Fine primo tempo, la Roma è ancora sotto, adesso bisogna assolutamente rimontare senza se ne ma questa partita. Roma che non vince la trasferta di Napoli di ormai un mese fa, ma attenzione a Verona che parte forte in questo secondo tempo con la risposta di Scoffetta che si oppone in calcio d'angolo. C'è Sirigardi. Timidamente si fanno comunque sentire i tifosi della Roma. Adesso Sirigardi prova a creare qualcosa, salta Sala con molta fortuna, poi va in porta, c'è una deviazione, alla fine Scoffetta la tiene. Una con le mani, poi Turbe. Si appoggia ad Insigne, chiude il triangolo molto bene Lorenzo Insigne per i Turbe che vuole spingere. Grande affondo di Turbe, al centro c'è Ben Kerry, Turbe fa tutto da solo, finisce per terra, rigore anche questo, e rigore anche questo. Al 58esimo Eros Pisano mette giù i Turbe e rigore è netto. Arriva anche il cartellino giallo, anzi per Ionita, non per, per Eros Pisano, ma comunque la Roma può pareggiare. Pjanic, e arriva il gol del pareggio della Roma, 2-2, spiazzato Rafael, e quindi il bosniaco con la fascia di capitano riesce a trovare il gol, che è molto importante e per niente scontato, visto l'ultimo rigore sbagliato in stagione dalla Roma con Ricci contro l'Udinese, 2-2 allo Stadio Olimpico, e tutto torna in parità. Ora Lazzaro però, allarga per Sirigardi, Sirigardi in mezzo a due, è passato non so come, e poi trova il gol del 3-2. Incredibile, incredibile. Un gol imbarazzante preso dalla Roma, neanche il tempo di esultare per il pareggio. E tornano avanti loro, imbarazzanti dietro, guardate che gol hanno fatto, guardate che gol hanno fatto, imbarazzanti dietro veramente. Pisano, John a chiudere, il lavoro dentro per Bufalle, probabilmente l'ultimo attacco della partita della Roma, con Casares al limite, Casares prova a tenerla, poi serve Pjanic, anche in zona tiro da lì, Pjanic rientra, la palla dietro, non si calcia però, non si calcia in porta e non si fa gol, non si vincono le partite, non si pareggiano tantomeno, si perdono. Questa è la peggior partita della gestione Marconi, assolutamente, ma contro un avversario che non era quello che ci attendevamo, contro un avversario che ha giocato un grandissimo calcio in maniera veramente imbarazzante, sono successe cose ambigue sicuramente e che non vogliamo più rivedere, ma questo è un libro già scritto, un libro già letto, delle cose già dette, parole buttate al vento, voce sprecata, fiato sprecato. Si va a giocare contro il Lione nel peggiore dei modi possibili, alla partita forse più importante della stagione che potevamo avere da agosto ad oggi, il 6 dicembre 2016.